Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, iniziando la celebrazione della festa del Signore, riconosciamoci peccatori che siamo bisognosi della misericordia divina e del suo perdono. Confesso a Dio. E vam abbraccio i sestre da sagre. Ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fai che aderiamo con viva fede al santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Per il Signore nostro Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli. La seconda lettera di San Paolo, apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, voi ricordate, fratelli, chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà, e chi semina con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore,
non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia, perché avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene. Sta scritto, infatti, chi ha dato ai poveri la sua giustizia dura in eterno. Colui che dà il seme al seminatore e il pane per il nutrimento darà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia. Così sarete ricchi per ogni generosità, la quale farà salire a Dio l'inno di ringraziamento per mezzo nostro. Господине, баштина моя. Ти си, Господине, баштина моя. Чувай ме, Боже, я за Тебе. Чем Господину рекох, ти си мой Господар, Господин ми є баштина і чаша, ти у руці держиш судбину мою. Благословлям Господина, кой ме святує, теме і ночу серце опоміне. Господин міє свагда пред очима, єр мі Сна да не посернем. Ти си, Господине, баштина моя. Сказу живота показат чеш ми. Свога себе здесна блаженство вечно. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:
State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il tuo Padre che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore. Draga braccio e sestre, cari fratelli e sorelle, il brano del Vangelo che abbiamo appena sentito fa parte del discorso di Gesù che ha fatto su monte, e questo fa il programma di vita del discepolo di Gesù e di cristiani di tutti i tempi. Tre brani abbastanza lunghi, da quali è composto questo, toccano tutto quello che riguarda la vita cristiana, con continuo ritorno alla pratica dei giudei, proclamandola perfetta solo con l'esempio di Gesù e con la sua parola che illuminava. Cioè, il discorso all'abitudine della fede dei giudei si può descrivere con il fatto che Matteo il suo Vangelo scrive esclusivamente per gli ebrei, perché lui li vuole portare alla conoscenza di Gesù e totale adempimento delle scritture e della legge di Mosè in esso. Le basi della pratica di Gesù, l'elemosina, la preghiera e il digiuno, Gesù presenta nella luce di una vita spirituale interiore, alla quale lui sempre ha spronato i suoi discepoli, pregando loro di superare certe abitudini, certe cose per le quali la tradizione di Israele era solo di peso in tutta quella prassi. State attenti di non fare la vostra giustizia davanti alla gente perché vi vedano loro. In questo brano noi troviamo la chiave della comprensione di tutto il brano che riguarda la prassi ebraica e di quella che propone anche Gesù. La parola giustizia avvolge tutta la vita di fedele, le sue posizioni, il suo comportamento, i suoi pensieri e il suo stile di vita. Perciò Gesù prima ha detto che la giustizia dei suoi discepoli deve essere più grande della giustizia dei scribi e dei farisei. Gesù poi invita i discepoli di fare opere buone,
non per essere visti dalla gente, cioè per essere ammirati dalla gente, perché questo significherebbe cercare di mettere se stesso al centro, sul palcoscenico. E questo è in contrario alla vita spirituale che Gesù propone. Allora, quando dai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te, perché l'elemosina dai ebrei era una cosa che era molto raccomandata. Da una parte faceva visibile la bontà del Signore, d'altra parte era l'espressione di un uomo giusto, uno che segue la legge del Signore. Nel libro di Tobia leggiamo: dona l'elemosina al tuo bene, perché quando doni l'elemosina nell'occhio non sia chiuso. Non voltare il volto dal povero, e nemmeno Dio volterà la sua faccia da te. Da quello che hai, e quello che, secondo quello che hai, dai l'elemosina. Se hai poco, dona poco, ma non esitare a dare l'elemosina, perché così prepari credito per te nel giorno opportuno, e questo libera dalla morte e non permette che tu finisci nella genna. L'Antico Testamento ha presentato l'elemosina come un'opera che è molto grande negli occhi del Signore. Ma chi presta al povero piace al Signore, e Lui ricompenserà la sua bontà. Anche i testi ebraici sottolineavano questo, soprattutto perché se non si vanta davanti alla gente per l'elemosina, così si può anche leggere: colui che dona l'elemosina, il segreto è più grande di Mosè. Gesù, spronando la gente a dare l'elemosina, sottolinea questo carattere invisibile, quello che è lontano da qualsiasi vanto, suggerendo come regola silenzio e nascondimento. Con l'espressione "non suonare la tromba davanti a te", magari lui si rivolge al suono delle monete che cadevano nella cassa. Ogni fedele è invitato di fare opere di bontà. Oggi è sufficiente girarsi attorno a se stesso per vedere chi è nel bisogno. Non possiamo chiudere gli occhi di fronte a coloro che sono poveri, coloro che a chi manca il pane per mangiare, per sopravvivere. Ogni comunità, ogni parrocchia, ogni persona singola è invitata a fare opere buone nello stesso momento, chiedendosi: ma sto facendo il possibile per aiutare il prossimo? Sarebbe stato veramente triste se quella parabola di Gesù del padre samaritano misericordioso trovasse proseguimento anche tra noi cristiani oggi. Perciò, quando pregate, non siate come ipocriti che vi piace pregare stando nelle sinagoghe, negli angoli delle piazze, per essere visti dalla gente. Anche questo era una cosa che dava al ritmo al giorno di un credente, come si testimonia nei salmi: al mattino, alla sera e a mezzogiorno io mi lamento e lui sentirà il mio lamento. O magari il libro del profeta Daniele dice: lì lui tre volte al giorno cadeva in ginocchio benedicendo, pregando e lodando Dio, come sempre faceva. Gli atti di preghiera erano molto liberi. Si pregava chinando la testa o inginocchiati, essendo prostrati per terra. Qualche volta si pregava innalzando le mani verso il cielo, o, come era l'abitudine nel tempo di Nuovo Testamento, stando a ritti in piedi. Per questa prassi Gesù
sprona tutti di evitare qualsiasi tipo di formalismo, invitando all'interiorità e un dialogo intimo con Dio. La stanza nella quale Dio invita ad entrare mentre si prega è più oscuro, più segreto angolo della casa, che molto spesso si trova lontano dai sguardi sia dei parenti che anche dell'altra gente. Cari fratelli e sorelle, la vita di un cristiano deve essere descritta di una preghiera continua. Non serve moltiplicare le preghiere, bisogna chiedere. Sì. Nella celebrazione eucaristica riusciamo a pregare, siamo educati a pregare al mattino e alla sera. Nelle nostre case si prega la preghiera familiare, si fa preghiera familiare, sono la persona di preghiera. Papa Benedetto XVI, dall'inizio del suo mandato, sempre invitava ogni fedele di fare una profonda amicizia con Gesù, e questo si può ottenere solo nella preghiera personale, nella celebrazione della liturgia. E quando digiunate, non siate melanconici come ipocriti per far vedere alla gente che stanno pregando. C'è la tradizione ebraica, prescriveva il digiuno solo una volta all'anno, a Kippur, cioè giorno di riconciliazione. Nei tempi di Gesù si digiunava anche più volte, perché si è divulgata questa prassi in due volte alla settimana, molto probabilmente lunedì e giovedì, seguendo la tradizione secondo il quale Mosè è salito a Sinai quinto giorno della settimana, è sceso secondo giorno della settimana. Del digiuno di due giorni troviamo anche testimonianza dell'Evangelista Luca, quando parla del rapporto tra quel pubblicano e il fariseo. Per la prassi del digiuno si legavano diverse regole che il nostro testo riassume: essere melanconici, perché quando si digiunava si cercava di vestirsi così che si metteva anche la cenere. Gesù non rimprovera il digiuno, ma canalizza questo nell'interiore, all'eschesi interiore, che ci facilita un rapporto tra padre e figlio lontano dal vanto e dalla teatralità compromittente. Nella vita dei cristiani il digiuno non significa astenersi dal cibo, ma astenersi da tutto quello che può allontanarlo dalla santità. Bisogna comprendere da quali cose bisogna digiunare. Nella regola di San Benedetto sta scritto che il monaco non solo che deve digiunare, ma lui deve amare il digiuno. Allora digiuno, cioè la rinuncia di qualcosa che è permesso nello spirito della penitenza fatta senza amore, non ha nessun valore. Bisogna fare la penitenza per ricevere la grazia della conversione e di perseveranza nel bene. Cari fratelli e sorelle, più grandi apparizioni della Madonna ci portano di solito in messaggi molto forti: la preghiera e la penitenza. La Madonna guarda quello che è più importante, ma soprattutto la preghiera. Lei raccomanda e persevera sempre in questo, come a Lourdes, così anche a Fatima. Andrà tutto bene se si prega, non andrà bene nulla se non si prega. La preghiera è una grande giudice dei nostri destini. Se manca, va perso tutto. Chi non prega, lui sicuramente perde l'anima, diceva Sant'Alfonso. E San Ambrogio diceva che la vita umana è una continua lotta terra, e la preghiera è baluardo senza il quale sicuramente saremmo stati colpiti. Papa Paolo VI
Nella lettera della benedizione della Beata Vergine Maria ci presenta la Madonna come la Vergine in preghiera. È proprio nella visita a Elisabetta, nella Cana di Galilea e nella stanza dell'ultima cena. Il pensiero di Gesù è chiaro, il cristiano deve cercare di pregare sempre per poter portare sempre a Dio se stesso e tutto quello che lui sta facendo. Bisogna pregare sempre, non stancarsi mai, vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Quale tentazione? Tentazione di operare per egoismo o per una intenzione naturale. È così facile operare solo per avere qualcosa di utile e non per la preghiera e per bisogno dell'amore. La preghiera ci mantiene lungo la strada verso Dio. Quando non è possibile una preghiera lunga, allora cercate di fare le preghiere cosiddette giacolatorie che vengono vissute. Queste sono le preghiere brevi, atti d'amore, delle presentazioni del cuore. Paolo VI le chiama le preghiere sincere. Queste preghiere hanno pregato San Francesco d'Assisi, San Tommaso, Sant'Alfonso, Santa Bernadette, Santa Gemma Galgani. Le loro anime erano continuamente esposte al Signore. San Massimiliano Colbe raccomandava questa preghiera per crescere nell'amore verso la Beata Vergine, con lei che ci invita alla preghiera. Rispondiamo e avremo la benedizione su ogni benedizione. Amen. Preghiamo al Padre Celeste, il suo Figlio Gesù ci ha insegnato come donare, come digiunare e come pregare. Padre, donaci lo spirito della preghiera di Gesù, ti preghiamo. Sì, tu Padre, con tuo cuore misericordioso, la luce a tutti i cristiani, ti preghiamo. Padre, donaci la generosità nel tuo servizio, ti preghiamo. Padre, di tuo spirito rinnova la terra ferita da peccati e da altri mali, ti preghiamo. Signore, fa che in noi non prevalgano le concupiscenze, ma l'opera della tua grazia per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Signore, ci ha dato ai mani questo sacrificio, lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenti e i sacramenti che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella sua misericordia per noi peccatori, egli si è degnato di nascere dalla Vergine. Morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendela perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Radko, Vescovo Henrik e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, mettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Za svetu pričest, Santa Comunione, fate le file sui larghi corridoi pavimentati, voi che siete ai lati della Chiesa, avvicinatevi alla Chiesa, voi che siete in Chiesa, rimanete lì.
Hrist jednom stade na žalu, tražeć ljude za velika djela, da love srca božanskom riječi. Čovjek, moje blago se predano tebi i srce čisto da idem s tobom. Pomolimo se. Preghiamo. Signore, la partecipazione a questo sacramento, segno della nostra unione con Te, edifichi la Tua Chiesa nell'unità e nella pace. Per Cristo nostro Signore. Dopo la benedizione continuiamo con il programma quotidiano pregando credo e sette patore ave gloria, benediciamo i vostri oggetti di devozione, preghiamo per guarigione del corpo e dell'anima e misteri gloriosi. Stasera hanno cantato al coro di Santi Pietro e Paolo da Mostar. Siamo nella novena della gente della pace, glorifichiamo il Signore insieme a Maria.
L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Credo, apostolico, io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, alla Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. O Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
Israele. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Regina della pace, prega per noi.